Oggi abbiamo un unboxing. Un oggetto. La cosa andrà aggiustata. Questo meraviglioso amplificatore ci è stato donato anni fa, non mi ricordo da chi, ed è un amplificatore di nuova elettronica. E quindi ora vedremo cosa c'è dentro. Ah, ecco, ci vuole la violenza. Ed ecco la meravigliosa costruzione. Guardate che meraviglia. La meraviglia dell'orrore. L'orrore nero. L'orribilità. Questo coso ha una costruzione agghiacciante. È agghiacciante. Questo è un preamplificatore. Esatto, questo selettore. Ok, che cos'è questo? Non leggo sigle. Non so cosa sia. Questo dovrebbe essere LX139. Due amplificatori separati. Mamma mia. Qua sotto c'è qualcosa. Questo LX153 è evidentemente il V-meter. L'orrore. Questo non so cos'è. Questo è l'alimentazione, è un generoso trasformatore. Generoso trasformatore. Questo lo accendiamo con una lampada in serie, così com'è. Perfetto.
qui abbiamo i due canali e la massa. E quindi misureremo. Canale e poi l'altro, se esce qualcosa in continuo. E ora ci prepariamo al botto. A fare il botto. Lo vogliamo veramente fare? Lampada in serie. Alimentazione, interruttore e vediamo un po'. E non si accende un cazzo. Perché? Perché questa presa va a fanculo? Perché tu non funzioni? Ok, non ho uscita di corrente continua su nessun canale, ci sono due LED on, questo mi fa piacere. Vediamo l'altro canale. Io vedo un... Questo esce ancora meno. Mi piace. Ma questo esce un pelino di più. Allora, vediamo se devo bruciare ste casse. Certo, se funzionasse sarebbe anche meglio. Ma c'è questa lampada che non fa contatto. O è questa presa? Minchia. Minchia. Allora, io non sento niente. Qui c'è un fischio, tuner, non si sente niente, come mai non si sente niente? Forse sto coso è bruciato? Probabile che sia arso. Non si sente niente. Va bene, questa cosa non funziona. Oh oh, speakers. Lui reagisce, fa cose.
proviamo l'altro ingresso. Niente da fare. Lampada, via. Se brucia, brucia. Minchia. Minchia. Attenzione. Chissà. Niente. Niente. Oh oh. Minchia. Wow. Sto coso funziona. Ecco perché qua c'è scritto scaldano, ma c'è scritto solo su questi due, perché questo scalda, questo no. Quindi c'è un canale con la tensione di bias troppo alta, probabilmente. Ecco la taratura necessaria. Praticamente dobbiamo regolare un trimmer per regolare l'assorbimento a vuoto. A vuoto! Quindi dobbiamo collegarci su un ramo di alimentazione, lo possiamo fare da qui, sollevando questo fusibile e mettendoci in serie il tester in portata 100 mA, cortocircuitare l'ingresso audio che sta qui dentro, che è uno di questi cavetti neri, ma magari ci cortocircuitiamo qui all'interno in modo da non avere nessun segnale in ingresso, e lui poi va regolato questo trimmer, che in questo caso è lì sotto, per avere una lettura, eccolo il trimmer, per avere una lettura di corrente a riposo tra i 40 e i 50 mA. E penso che dobbiamo fare questa cosa. Guardate, qua c'è una vite svitata. Queste cose andranno tutte controllate e messe a posto. Quindi vediamo se riesco a fare questa taratura e a risolvere il problema di quella parte che riscalda. Quindi solleviamo questo fusibile. La corrente è staccata, il fusibile lo mettiamo dritto così e ci mettiamo in serie il tester. Che metteremo qui. Con due morsetti. Ok, 1 e 2, perfetto. Quindi uno va qui e l'altro va sul fusibile, se riesco a collegarlo. Ecco, e il tester è collegato in portata. Milliampere, ok? Perfetto. Ora dobbiamo cortocircuitare l'ingresso. L'ingresso qua, cortocircuitarlo è complicato. Vediamo se ci arrivo. Uno. E l'altro è qua dentro. Questo è cortocircuitato. A questo punto dovremmo accendere l'amplificatore e misurare la corrente qui, che ovviamente voi non vedete. Ecco qua. Vediamo un po', rileggiamo.
in serie a un capo della tensione. Ok. Poi gli altoparlanti vanno collegati e devo regolare R16. R16 lo regolo con il cacciavite. Vediamo se riesco a fare questa regolazione. Ed ecco R16. Perfetto. Ora il volume lo abbasso e accendo. Però se non metto la spina non accendo un cazzo. E infatti è successo qualcosa. Resistenza che fuma, perché? Perché resistenza che fuma? Che cazzo ho combinato? Maledetto il s***o, che cazzo ho combinato? Cosa ho cortocircuitato di sbagliato? Praticamente non so perché, ma questo tester gli dà fastidio e quindi devo usarne uno analogico. Ma guarda tu. Guarda tu che stronzata. Vediamo se riesco a regolare questa cazzo di corrente di bias, o come cavolo si chiama. Corrente di riposo, non lo so. Allora, vediamo, accendiamo. Io non cortocircuito l'ingresso e vaffanculo. Ecco, è un po' troppo alta. Ecco, così. Ora passiamo alla scala 50 mA. Vediamo un po'. Scendi. Ecco. Tra i 40 e i 50. E io la metto qua. A 43. Ok? In teoria così non dovrebbe più scaldare. Adesso faccio la stessa cosa sull'altro amplificatore. Ora c'è solo qualche problema su questo amplificatore meraviglioso. Il primo è questo, che comunque mi dà la botta sulle casse, nonostante la protezione. E poi c'è questo. È come se ci fosse un segnale sempre presente, mentre se alzo questo, no. Quindi io temo che ci sia una componente di alta frequenza su questo canale. Ora io lo lascio un attimo acceso così e vediamo che cazzo succede. Vediamo che cazzo succede se per caso il canale lì scalda sempre. Perché se lo metto in flat, questa componente mi sparisce. Il muting è al contrario, off, on, quindi questo switch è al contrario, ma così lui mi sta funzionando. Ma se attivo il controllo dei toni, lui mi crea anche il controllo toni al contrario, così è off, ma in realtà posso regolarlo. Vedete, è un problema sugli acuti, quindi ci deve essere un'oscillazione da qualche parte, perché così si sente bene, così non mi piace molto così. Quindi lo lasciamo su flat, e su flat è ok, quindi ho escluso il controllo dei toni, e quindi vedremo un po'. Ed ecco qua, amplificatore acceso, musica. Ok, e questo è un canale, e l'altro? E l'altro che non si vede un cazzo, non capisco perché. Vediamo. E non si vede un cazzo, ma che cazzo! Ed ecco cosa succede. Praticamente io... Lui funziona, ok? Adesso abbasso il volume perché succederà una cosa. Appena io abilito il controllo dei toni... Ecco cosa succede.
entra una componente di alta frequenza generata evidentemente o da lui o dal controllo toni. Non so qual è il controllo dei toni tra queste due schede. Questo sembra un preamplificazione, entrata. Quindi adesso vedremo le entrate. Comunque è proprio evidente. Ho tracciato il segnale spurio che sta su questo potenziometro ed è si trova qui. Si trova su questo piedino che ora dissalderò perché secondo me è insito, è creato da lui. Questo segnale spurio è creato da esso. Ed ecco che l'ho dissaldato, vediamo un po' se c'è. E c'è, come vedete. Quindi è un'oscillazione o qualcosa creata da esso, da questa parte del circuito. Bisogna capire che cazzo è intanto questo circuito, poi guardare lo schema e quindi devo smontare, il che sarà un olocausto colossale. Che cazzo di circuito sei tu? Cosa cazzo sei? LX 136? Ok, adesso ti cerco lo schema e qua sarà un troiaio rimontare tutto. Sarà un troiaio con questi cosi che cascano. Sarà un vero troiaio. Eccolo, LX138B, non 1386 o 1388. Ed è... Ah, riguarda proprio questo amplificatore. 15. Controllo toni, dov'è? Vabbè, adesso lo cerchiamo. Eccolo qua. Preamplificatore con integrati. Ed è esattamente questa coppia di circuiti qua. Che si trova lì. 1 e 2. Qua c'è lo schema. Va bene, adesso c'è da studiare lo schema e capire perché c'è questa oscillazione. Qui ho trovato un paio di condensatori difettosi, 1 e 2, ma il difetto permane. Ho scollegato gli amplificatori di potenza e come potete vedere c'è sempre il disturbo lì. Ora vediamo se riesco a smontare questa scheda per bene. Allora, qua sto andando avanti un po' troppo a caso. Ho visto questo potenziometro che sembra un po' così così, c'è una parte che si muove un po' troppo qui sotto. Però adesso rimonto questa che è la protezione per le casse acustiche, l'anti-bump come si suol dire. Questa parte la isolo un po' meglio, questi sono i LED. E rimetto tutto a posto e poi mi concentro su di lui. Ho verificato praticamente tutti i componenti, ho anche scambiato tra di loro gli integrati senza alcun risultato. Questa parte in uscita non c'entra perché il problema si verifica qui. Ho verificato il potenziometro ed è buono. Ho sostituito tutti gli elettrolitici, qualcuno era dubbio. E ho messo dei ceramici qua, erano stati sostituiti con altro tipo di condensatori. Adesso sistemo questo troiaio di saldature, dopodiché si tratta di rimettere a posto questo schifo, questo disgustorama. Allora, l'ho rimontato. Mi sembra che dia un'uscita un po' bassa, non so. Però nel rimontarlo ho notato due fili scambiati su queste connessioni, quindi può darsi che sia stato in origine montato male. Quindi io ho recappato
e controllato questo circuito assolutamente per nessun motivo. Però adesso lo proviamo, devo collegare i finali e farli lavorare, vedere un po' che cazzo si sente. Secondo me ho distrutto tutto. Finiamo la saldatura dei finali di potenza con bestemmie, perché qua abbiamo buttato una giornata presso a questo amplificatore. Stagniamo i fili. Sì, lo so, i collegamenti sono lunghi, c'è troppo stagno, me ne sbatto, capito? Me ne sbatto. Sono quasi le 9 di sera, io devo andare a mangiare, me ne sbatto, capite? Quindi ora il finale lo salvo qua, uscita. E uscita. Ecco qua, canale destro. E ora il canale sinistro, che è infognato in una posizione a dir poco orripilante. Ecco qua. Riesco a piegare questo filo un pochetto, magari riesco a fare questa saldatura senza che sembri un troiaio. Non vedo assolutamente niente, ma ho saldato. Ok, adesso bisogna solo farlo scoppiare. Ora deve scoppiare e scoppierà. Questo coso scoppierà. Lo giriamo un attimino, sperando di non fare cortocircuiti pazzeschi. Volumi a zero, toni, diciamo così, stereo, flat off. Qua lo mic non me ne fotte un cazzo, qua siamo su tuner, il muting dovrebbe essere off, così ragazzi io parto. Bene, non funziona un cazzo perché bisogna mettere la spina. Attenzione, i finali sono accesi, non vedo fumo. Suona. Un canale non suona. Suona male. C'è qualche collegamento che non va bene. Eh sì. Non riesco a alzare il volume, non lo alza. Uno dei canali non funziona molto bene. Perché? S2B è un deviatore da una parte e dall'altra, su R28 e R29, nonché su R12 e R13, ma a me interessa S2B, perché io S2A lo vedo qua, S2B, S2A, ecco, S2A, S2A e massa. Ma io S2B lo vedo unito così, e quindi questo è un orrore. I collegamenti sono giusti,
quello che pensavo sbagliato qui invece era giusto, perché il figlio di innominabile pezzo di merda che ha montato questo amplificatore ha scambiato i fili anche qui dove arrivano sul potenziometro, perché qua abbiamo i due fili insieme che sono al centro e qui invece i due fili insieme sono di lato. Bastardo! Adesso sono le 9 di sera, io mi sono rotto il cazzo e proverò per l'ultima volta, dopodiché manderò tutto a fare in culo, perché non si può. Quindi adesso questo è pure storto, quindi non si sa qual è l'ingresso, vabbè. Vediamo un po' che cazzo succede, eh? Intanto ficchiamo la spina, facciamo partire la musica, che sicuramente io col copyright mi sono fottuto un video. Vaffanculo. E vediamo che cazzo succede. Non vedo fumo. Ma niente da fare. Lo stesso problema, il suono è castrato da qualche cosa, c'è qualcosa che non va. Demono. Va bene, allora io decreto che questo mono non fa un cazzo. Potrei vedere dove è collegato il discorso del mono. Ma io mi mono rotto i coglioni. Il mono è una roba che si chiama S3 e che non esiste, o meglio, no, io non vedo mono da nessuna parte, vedo solo un secondo contatto S2B, erroneamente segnato S2B, che io ora disconnetterò. Non ci ho dormito la notte. E quindi adesso si ricomincia. Si ricomincia. Ed ecco, abbiamo disarticolato la parte frontale dell'amplificatore, scoprendo dei manoscritti. Come vedete, questa è la calligrafia originale del costruttore di questo amplificatore, che è stato molto... molto accorto nel segnare ogni cosa. E quindi adesso noi andremo avanti con il nostro lavoro di devastazione e saccheggio. Voi vi direte, ma perché lo stai facendo? Perché stai smontando tutto? Perché io devo capire. Bisogna capire dove vanno le connessioni e in che condizioni sono queste connessioni, perché non è possibile che questo oggetto non funzioni a dovere. Poi bisogna anche girare due contatti. E quindi è necessario, purtroppo necessario, smontare il pannello anteriore. Cioè, questi sono da 12, questi non sono neanche da 13. Ma vaffanculo! Perfetto. Questo gira a vuoto. Quindi noi strapperemo tutto qui.
Niente, qua succederà un troiaio, io me lo sento. La cosa che quasi sicuramente accadrà è che io devasterò questo oggetto, diventando una palla di nervi e utilizzando successivamente il metodo Stravinsky, perché è un vero trogiagio. È un trogiagio, capite? Secondo me la persona che ha costruito questo amplificatore a un certo punto si è talmente rotto i coglioni che quando si è reso conto di avere montato questi interruttori al contrario ha detto: sai che c'è, vaffanculo, io li lascio così e vaffanculo. Questo è un commutatore e questo è l'altro commutatore. Io sono sicuro che adesso qua si strapperanno tutti i cavi e io non avrò più alcun modo per rimettere tutto a posto. Lo so già. Ed ecco qua l'orrore. L'orrore esposto. Qui abbiamo quella che sembra una presa per cuffie, microfono. Guardate che cazzo di cavi giganteschi, addirittura usati poi, usati mono, quindi con i fili uniti insieme. E questo complica ulteriormente le cose, perché tu pensi: perché questi due fili sono uniti assieme? Per nessun motivo, perché semplicemente aveva questi fili e ha usato questi fili unendo insieme i due poli per usare un filo schermato con un polo solo. Oh, questa è la connessione che abbiamo trovato incrociata e che è incrociata anche lì, quindi è dritta. I potenziometri sono di buona qualità, a parte questi. Questo è un commutatore sottoutilizzato, come potete vedere, c'è solo una connessione, ma va bene. Allora, qui abbiamo un sacco di rondelle che noi non sapremo mai più come rimettere insieme, mai più. E adesso niente, si tratta di districare questo troiaio e capire se c'è qualche problema nelle connessioni e magari razionalizzarlo un pochetto. Devo vedere se riesco a trovare dei cavi nuovi, più sottili di queste troiate. Lo so che il detto è non riparare ciò che non è rotto, ma siccome lui è rotto, io lo riparo. A un certo punto il nostro realizzatore di amplificatori novello avrà pensato: ma perché questo amplificatore ha tutto questo ronzio di 50 Hz di fondo? E qualcuno deve avergli spiegato che no, le masse, le calze, su un lato delle connessioni vanno connesse, ma sull'altro no, perché sennò si creano dei loop. E allora il nostro amico cosa ha fatto? Ha tolto tutte le connessioni di massa e le ha lasciate così, penzolanti a cazzo. E quindi tutti questi cavi sono pieni di cazzi di masse volanti che vanno in giro toccando contatti. Invece di tagliarle, il nostro tizio le ha semplicemente scollegate, mandando a fare in culo tutto e tutti, evidentemente, perché si è rotto il cazzo di questo accrocchio, che in realtà però devo dire è fatto bene, a parte le saldature, ma si capisce che probabilmente era agli inizi, ma ha realizzato una cosa veramente ben fatta, con tutte le paratie in alluminio, e va bene. Se riesco a trasformare questo in qualcosa di meglio, sarà tutto di guadagnato, perché il mio piano B è sempre quello di usare gli amplificatori da soli, ingresso puro, e ciao. Ok, sono abbastanza proud del risultato ottenuto. Dei cablaggi rifatti correttamente, perché ho scoperto degli errori, degli esogi nei cablaggi. L'altro è... dov'è? Oddio, ci sarebbe questo da rifare, ma adesso vediamo. Ah, ecco, l'altro è qua sotto. Meno cavi, meno ingombri, cavi più flessibili, un po' più meglio. Ok, io ho rimontato tutto, ho sostituito diversi cavi, ho trovato anche dei problemi di cablaggio, dei
falsi contatti di masse che toccavano segnali dietro nei commutatori, eccetera. E quindi ho acceso, funziona, ma il problema delle oscillazioni rimane. Adesso vi faccio vedere. Ora sono in modalità controllo toni, io sto regolando gli alti e quando muovo gli alti, guardate che cosa compare. Un cazzo di niente. Ah certo, se non collego la sonda dove cazzo devo guardare? Va bene, mi attacco qui. Ok, vediamo un po'. Tacchete, eccola lì la bella frequenza, 2 volt picco picco. Questo se lo muovo tutto da un lato, evidentemente va in una botta di oscillazione assurda. E questo è uno, e questo è su un canale, ma addirittura, e questo non me ne ero accorto, perché sull'altro canale, quello dove ho il problema, è pure peggio. Posso anche dargli. Sta suonando della musica. Queste onde che vedete è musica da SoundCloud. Ecco. Però se io regolo i toni, non succede assolutamente niente. Com'è possibile? Ah sì, devo vedere l'uscita. Questo che cazzo è? Eccolo lì. Qui si arriva in fondo con il potenziometro, mi compare quella merda lì di 7 volte, 12 volt picco picco. 12 volt picco picco vuol dire che mi scassa le casse, l'amplificatore e tutto quanto. Mentre se mi collego dall'altra parte, allora vediamo le uscite, vediamo direttamente qua. Questa è una delle uscite audio. Vediamo, io regolo gli alti. E come vedete c'è una componente di fastidio. C'è il fastidio di vivere. Ok? Ecco. Adesso provo l'altra uscita. L'altra uscita la devo cercare. Eccola. Certo, se ci fosse un po' di musica. Ecco. Vediamo qua. Questa uscita non si vede un cazzo, ma perché? Uscita. Eccola lì. Ho preso l'uscita. Se io regolo il potenziometro, in uscita non ho un cazzo di merda. Non è possibile che non è uscita, ma non è uscita neanche di suono. In che cazzo di mondo viviamo? Ok, ho veramente il sospetto che una delle sezioni del controllo toni sia fottuta, perché su un canale non ho proprio niente. Non avviene il controllo toni, ma guardate cosa succede se io muovo i toni alti. Sto alzando, ecco, e arriva l'oscillazione a 2,50, 2,48 volt picco picco. Io alzo ancora, si alza, ok, poi si abbassa e poi sbram, 10,3 picco picco. Ed è, voglio dire, è una bella frequenza che però, cioè, è proprio un'onda. Sì, una sinusoide, però non si. Il trigger non aggancia. Non riesco. Non triggera. Quindi è. Che cazzo potrei fare? Potrei ficcare condensatori di filtro a caso, ma io farò la seguente. Niente, rimonto tutto. Dovrò cercare sicuramente un integrato di ricambio per provare se per caso sono gli integrati, perché io comunque all'ingresso io mi trovo il segnale audio, me lo trovo qui e me lo trovo anche sull'altro canale qui, insomma più o meno.
Perché non me lo trovo? Ah, ecco. Non lo trovo? Sì. E quindi io suono qui. E però qua ho del suonone. Perché su un canale ho del suonone e qua ho del suonino? Sto coso è tutto strano. Non so veramente cosa fare. Non capisco. Non capisco perché. Perché accadono queste cose? Mi sa che qua io leverò dal cazzo. Sì, leverò dal cazzo questa circuiteria. Perché non ha alcun senso. È troppo, troppo instabile. Ho ricollegato meglio la sonda e ho tutti e due i canali. Adesso li collego tutti e due, sti cazzi, i canali. Ok, questo comunque io ho staccato la musica, ecco, se l'attacco adesso ho tutti e due i canali. Ma questo è il rumore del mixer, probabilmente. Vediamo, stacchiamo il computer. No, il rumore del computer è un po' di meno. Se io tocco l'ingresso qua ho la 50 Hz, di sotto idem. Allora, succede questo, che se io attacco il... metto off il flat, il flat è un bypass, bypass il controllo toni, io ho il disturbo che mi viene generato, come vedete, su un canale. È lo stesso difetto che ho sempre avuto dall'inizio, non ho risolto un cazzo, ho buttato via due giorni per un cazzo. Va bene, però succede ancora una cosa più peggiore, ancora di più poscia, che se io metto in flat, e cioè praticamente io cortocircuito ingresso e uscita e rendo, scavalco tutto il controllo dei toni, se io lo stesso gioco con i toni, guardate che cazzo succede. Peggio, va ancora di più in oscillazione, di più assai poscia. E quindi questo coso è veramente un... io non capisco, non capisco che cazzo c'ha. Ci sono oscillazioni, ci sono, non lo so, ci sono chiavi, io non ho idea. Però è veramente... cioè, mi piacerebbe che funzionasse, però è pericoloso, perché è pericoloso per l'amplificatore, è pericoloso per le casse, che non sono queste, ce l'ho sopra. E quindi no, non me la sento di rischiare. Adesso... qui ho controllato di tutto, ho controllato tutti i componenti passivi. Ho sostituito gli elettrolitici, ce n'erano un paio, due o tre che non mi convincevano. L'unica cosa che non ho cambiato sono questi TBA 231. E adesso vediamo se mi danno uscita, perché qua sono all'ingresso della scheda, sono i due ingressi. Ok, e ho effettivamente due uscite. Per cui io posso abbassare il volume. Il volume ha qualcosa che non va. Il volume agisce su entrambi. Va bene, questo deve essere un cablaggio che devo verificare. Il controllo dei toni però stacchete, che mi crea tutta la merda, vedete? Addirittura me la sta creando su tutti e due in questo momento. E c'è proprio un momento in cui parte l'oscillazione. Va bene, vediamo un po' cosa posso capire ancora. Dopodiché chiudo e mando tutto a fare in culo. Ok, non so più che pesci pigliare, per cui a questo punto io... rinuncio, no, non è che rinuncio, cercherò maggiori informazioni, chiederò aiuto su qualche forum, perché non si sa tutto nella vita, c'è sempre da imparare. E quindi, siccome io non ho imparato un cazzo e niente, non ho idea di quale possa essere il problema, e quindi non lo so. E a questo punto io cosa potrei fare? Potrei scollegare questo troiaio e andare su un ingresso solo. Potrebbe avere senso?
scollegare tutto il troiaio e andare su un ingresso solo, e poiché può darsi che il problema sia dentro questo qua, che siano dei segnali spuri. Però io qua ho tutti gli ingressi da scollegare. No, non lo farò mai. Non lo farò mai. No, non farò questa cosa. Sono veramente defeated. Sono defeated perché io questo problema ce l'ho. Questo problema. Ce l'ho più o meno, vedete, sempre presente. Sto parlando del canale giallo, è sempre un po' presente. Il canale giallo è sporcato da questa altissima frequenza. Il problema ce l'ho qua. Io vado a misurare ai capi di questo stronzo, questo potenziometro qua, che è uno di quelli dei toni, e mi ottengo questa oscillazione bestiale. Però io qua non ho null'altro che una rete di condensatori e resistenze, e un piedino va all'integrato, e l'integrato è il controllo dei toni. Ho anche scambiato tra di loro gli integrati e succede esattamente la stessa cosa. Elettrolitici a posto, valori delle resistenze dei condensatori a posto. Sinceramente non ho idea, non ho proprio idea del perché. Ok, ho fatto la prova degli scemi e ho staccato l'integrato, ovviamente il problema sparisce. Quello è l'integrato che si occupa dei toni, dei toni TBA 231 1987. Io non ne ho, non ho mai visto sta roba, che spero sia un compatibile dell'SN74132, SN75132, perché il progetto è basato sull'SN75132, ma io qua mi trovo un TBA231. E io suppongo che siano compatibili, cosa che adesso verificherò. Adesso io ho rimesso l'integrato, rificco la spina, sperando che non scoppi nulla, ed ecco lì il masturbo. Vedete, c'è un masturbo, ed è solo su quel canale. Insomma, ho chiesto agli amici del canale Radio Amatori 27 MHz Elettronica, su Telegram, e il problema è quello che immaginavo ma non sapevo, perché non ho mai avuto a che fare con questo tipo di problemi. La retroazione col culo. Il problema è la retroazione col culo. E questa va assolutamente bloccata a colpi di condensatori da 47 picofarad, che io ora salderò direttamente sugli integrati, ovunque, li salderò ovunque. Ed ecco la soluzione. Direi che funziona tutto, io lo lascio così. Notare i condensatori da 47 picofarad. Controllo toni. Tanto mi sono rotto il cazzo che funziona. E questo adesivo scaldano. Lo possiamo togliere.
È stato bello ma anche agghiacciante. Qui ho montato il LED Ambra, non voletemene.